Riprendo in mano il libro di Nicolás Gómez Dávila, Escolios a un testo implicito. Da questo libro, in realtà sono tre volumi, prenderò una montagna di paradossi di Zenone, perché lui è veramente un genio del paradosso e dello sbugiardare la mentalità corrente del politicamente corretto, della cancel culture, della cultura di sinistra sostanzialmente. Vi leggo questo. È facile credere di partecipare di certe virtù quando condividiamo i difetti che da esse scaturiscono. Per capire al di là della dimensione astratta di questa frase, prendiamo un esempio. Il santone tal dei tali fuma come un turco il sigaro o la sigaretta, e tu che hai il vizio del fumo, mentre sei lì con il tuo sigaro, ti senti un santone come quello lì, perché condividi il suo difetto di fumare. Oppure, quell'altro santone grida, impreca, scomunica, pesta i piedi, alza la voce, e tu che sei un iroso ti senti un po' santone o un po' sapientone come quello lì, perché ne condividi i difetti. È singolare, noi tendiamo al bene ma gustandoci il male che ci porterebbe a quel bene o che ci avvicina a quel bene. Dei grandi noi imitiamo i difetti più che le virtù, perché sono più facili da condividere. È proprio vero, è facile credere di partecipare di certe virtù quando condividiamo i difetti che da esse scaturiscono.